Presidente del Comitato Regionale Ezio Memmo, oggi una bellissima serata, il gala che celebra ciò che è stato quest'anno la stagione del calcio dilettantistico abruzzese e non solo. Sì, è la serata di festa, quindi siamo tutti insieme, tutte le società, per poter festeggiare chi ha chiaramente vinto, no? Questa competizione nelle varie categorie, quindi sono stati dei campionati molto vivi, molto intensi, accesi in tutte le categorie, lo dicevo prima anche ad altri colleghi, e quindi questo dimostra che il calcio abruzzese è vivo e che tutte le società stanno lavorando bene per poter progettare sempre squadre competitive. Lo abbiamo fatto non solo con le squadre chiaramente regionali, ma soprattutto anche quando abbiamo rappresentato la regione fuori, no? In ambito nazionale, quindi il Giulianova è arrivato alle finali playoff, purtroppo una partita, forse gli ultimi minuti della partita in casa, perché quella giocata in trasferta è stata veramente una partita ad altissimo livello, forse in casa negli ultimi minuti ha regalato questa promozione alla squadra toscana. E così come poi le squadre in rappresentanza giovanile come la Renato Curi, che ha fatto un percorso veramente netto fino ad arrivare alla finale, ed è stata una partita veramente entusiasmante, io ci sono stato e quindi veramente sfortunata quella partita, e così come l'Aquila Soccer, lo Spoltore, quindi. E per il calcio a 5 il Pescara ha vinto per la fase dei playoff il campionato nazionale, quindi l'Abruzzo si è rappresentato al meglio, come dicevo prima, e sono molto soddisfatto. Ovviamente i propositi sono quelli di migliorare ancora per il prossimo anno. Sì, i propositi sono sempre quelli di migliorare, ci sono tante cose da migliorare, quindi soprattutto perché la riforma del lavoro sportivo, la riforma del vincolo ci impongono che dobbiamo lavorare e dobbiamo andare avanti su questa direzione, che è quella di sostenere le nostre società, di lavorare insieme a loro per fare una formazione importante per poi organizzarle al passo con le società e soprattutto con la riforma del lavoro.